già prima della partita avevo pronosticato questo: o rispettiamo le cose che pensiamo di fare, soprattutto sul pick and roll di Sanguinetti e comunque sui pick and roll di tutti i piccoli, o ne prenderemo 20, e guarda caso non ho sbagliato di tanto. Noi siamo stati in partita fino a quel disgraziatissimo minuto del secondo quarto, dove ci siamo completamente disuniti, e non solo per la buona pressione difensiva di Piacenza, ma per colpe nostre. E ci siamo trovati sotto di 5 punti in credo 10 secondi, poco più, e lì ci siamo completamente disuniti. Non siamo riusciti a riprendere il bandolo della matassa all'inizio del terzo quarto, e tra il pick and roll di Sanguinetti e Banti in pivot basso, direi che in 5 minuti la partita è andata in ghiacciaia. Per cui colpevoli noi, sicuramente abbiamo trovato una squadra che ha voluto reagire alla sconfitta di 100 e oggi ha messo parecchia energia e anche le mani addosso, ma il metro arbitrale credo sia stato bruttino da tutte e due le parti, solo che la squadra di casa ne ha approfittato meglio, con più esperienza, con più lucidità, e noi invece abbiamo fatto qualche fallo isterico, abbiamo fatto qualche protesta di troppo, e invece di reagire usando lo stesso metro dal punto di vista fisico sui contatti, abbiamo fatto degli errori. Noi siamo un po' più inesperti di questo. Per cui la partita dopo 5 minuti del terzo quarto è finita, poi quello che è successo dopo è contato molto poco. Voi comunque siete in linea con il piano del vostro campionato? Sì, noi non siamo una squadra di medio-basso budget, noi vogliamo, se ci riusciremo come l'anno scorso a prendere un posto per i playoff, noi saremo campioni del mondo, diciamo, il nostro goal è quello. Siamo partiti un po' in maniera un po' come le montagne russe, perché abbiamo avuto un mese di infortuni, abbiamo fatto fatica ad allenarci perché siamo una squadra abbastanza corta, per cui quando 2-3 giocatori di quelli più importanti rimangono fuori, per noi è faticoso affrontare 40 minuti di questo girone, che è un girone abbastanza complicato. Adesso stanno tornando tutti, non siamo ancora in piena forma fisica, però fiduciosi nel girone di ritorno per tentare di riuscire a prendere questo eventuale ottavo posto dei playoff. Ecco. Faccio una domanda pro domo nostra, sì. Adesso siamo ormai alla fine della girone d'andata, che idea si è fatto della lotta di testa, e secondo lei chi è che può veramente avere un'energia in più per vincere questa regular season? Allora, io non credo sia così importante vincere la regular season. Le quattro sorelle sono quattro, credo che però le quattro sorelle non rimarranno con questi roster da qui alla fine del girone di ritorno. Di regola il girone di andata conta zero, il girone di ritorno conta l'eventuale griglia, ma conta, secondo me, perché credo che tutte queste quattro sorelle abbiano come obiettivo andare in Serie A, come arrivare in salute al rush finale e soprattutto la lunghezza del roster, perché poi si giocherà ogni tre giorni. Per cui ogni società delle quattro società farà il conto dello stato di salute del roster e soprattutto si guarderanno in faccia, perché credo potenzialmente due di queste squadre di questo girone potranno andare in Serie A, perché la formula permetterà, non come l'anno scorso che una sola vada avanti, ma addirittura due, perché ci si incrocerà con i gironi. Poi magari potrà succedere qualsiasi cosa, ma io credo che due delle squadre di queste quattro sorelle, come le chiamo io, hanno le chance, piene chance di andare in Serie A. Secondo me cambieranno le cose, so che c'è qualche rumor anche qui, so che c'è qualche rumor anche a 100, e io starei attento anche alle altre due che sembrano tranquille, ma con le ambizioni che hanno, credo che alla fine faranno i conti dei roster per arrivare a pareggiare certi conti, per cui secondo me ci saranno delle aggiunte che potranno cambiare. Quindi il campionato non è ancora iniziato, insomma. Sì, per queste quattro squadre qui non è ancora iniziato, perché il giorno d'andata conta veramente zero. Certo che l'impressione di Piacenza è che è una squadra con un grande potenziale di attacco, però credo che loro sappiano quali sono i loro difetti proprio per arrivare in fondo, perché i playoff sono una cosa diversa. Ma credo che lo faranno anche le altre.